Coronavirus. Dai test eseguiti nei laboratori di riferimento regionale di Pescara sono emersi oggi 10 nuovi casi positivi al Covid-19 in poche ore. Secondo i sanitari, la situazione ora è decisamente preoccupante. A livello nazionale si registrano 1.441 vittime a causa del virus in un solo giorno. Sono stati 175 i decessi, così come reso noto dalla Protezione Civile. Ma come al solito, facciamo il punto della situazione in diretta con la collega Marina Moretti, che vedo già inquadrata. Buonasera Marina, allora qual è la situazione in Abruzzo? Buonasera a te Fabio, ben ritrovato e ben ritrovata ai nostri telespettatori. Io e Diego Martelli alla telecamera siamo qui a Pescara, questa volta siamo nella zona, chiedo di abbassare l'audio perché altrimenti ho il ritorno, siamo nella zona della Movida, quella del centro cittadino, la piazza è Piazza Musi, dove c'è il mercato coperto e ci sono anche tantissimi locali che in un sabato sera, come la giornata di oggi e come la serata di oggi, dovrebbero essere già, diciamo così, in via di preparazione per accogliere appunto la Movida. Ovviamente non è così e devo ancora una volta ribadire che sembra diventata Pescara, come immagino anche il resto d'Italia o buona parte, e lo speriamo, un po' la città dei proprietari di cani. Non immaginavo io che tante persone avessero cani, ma in effetti sono quasi gli unici che si vedono in giro, oltre alla passeggiata solitaria e in solitario si va anche a fare la spesa. Poco fa è transitato alle mie spalle il nostro collega Massimo Profeta, che appunto era andato al supermercato, anzi al piccolo mercato che c'è qui nella zona, e lui abita da queste parti, e tra l'altro mi ha incaricato, diciamo così, di salutare tutti i tifosi. Su Pescara non ci sono novità, ma andiamo avanti invece con le cose serie, cerchiamo anche un po' di stemperare, anche perché è quello che si fa anche in città, le persone anche nelle case, lo vediamo da tanti messaggi sui social, da tutto quello che viene postato, cercano anche un po' di trascorrere il tempo senza troppo, diciamo, riflettere sulla gravità della cosa, ma provando anche a distrarsi, come è giusto che sia, nei modi più svariati, e provando anche a dare segni di solidarietà, perché il flash mob di questa mattina, lo abbiamo anche mostrato nelle immagini, ha avuto un certo seguito, un certo successo, e così come anche un pochino a quello del pomeriggio, forse un po' meno, sicuramente un po' meno, però quello è un flash mob che si ripeterà ogni pomeriggio alle 18. Oggi era la volta della canzone Azzurro, intonata qua e là, ma poi ognuno canta un po' quello che vuole. L'importante è, diciamo così, darsi appuntamento alle rispettive finestre, ai rispettivi balconi, e provare per un attimo, per pochi istanti, a sentirsi insieme, e soprattutto anche a sentirsi insieme a tutti quelli che invece si danno da fare per combattere seriamente il coronavirus. Aggiornamento dei casi a questo punto, sono 112 e 102 di questa mattina, se ne sono aggiunti altri 10, parliamo sempre dell'Abruzzo, e sono i casi accertati. Di questi 10 sono, di questi 112, pardon, sono state dimesse 4 persone, due invece sono decedute. Attualmente dunque il numero dei contagi accertati ancora attivi è di 106 persone. I 10 nuovi casi riguardano persone fra i 31 e gli 84 anni, le zone sono svariate, una a San Benedetto dei Marsi, tre a Pescara, una a Guilmi, uno a Cappelle sul Tavo, uno a Pescina, uno a Lanciano, uno a Civitella Casanova e uno a Castiglione Messer Raimondo. 51 persone sono ricoverate in terapia non intensiva, 14 sono in terapia intensiva, altri sono in isolamento domiciliare, sempre naturalmente monitorati. I test eseguiti in totale in Abruzzo sono 1.232, 530 sono risultati negativi, ma il numero non deve trarre in inganno, perché nei 1.232 sono compresi anche i doppi test fatti su una stessa persona. Ricordiamo che fra queste persone, lo dicevi poco fa tu Fabio, c'è anche un uomo di 100 anni che è ricoverato all'ospedale di Penne, che però non è ventilato e quindi non ha necessità al momento di ventilazione assistita. E poi vorrei dire anche che ci sono 10 persone a Scanno che sono in quarantena fiduciaria, perché queste 10 persone sono entrate in contatto con un turista napoletano che era
arrivato a Scanno per trascorrere il weekend e dunque al momento è per una questione, diciamo così, di prevenzione, sono in quarantena fiduciaria. Voglio registrare anche l'invito proprio dei sindaci di Rivisondoli, di Campo di Giove, ma in parte anche quello di Roccaraso, ai turisti, a tutti quelli che hanno le seconde case da quelle parti, a non arrivare in questo momento. Non si tratta di respingere persone da altre regioni per così ragioni che non esistono, ma solo per non gravare sulle nostre strutture sanitarie che sono già alle prese con problemi significativi che potrebbero in parte essere mitigati da tutto ciò che sta per arrivare. Lo abbiamo ascoltato ieri sera il professor Parruti, che ha detto come siano in arrivo sia mascherine sia apparecchi. Si sta procedendo naturalmente a creare più posti letto nelle terapie intensive e subintensive, e quindi la situazione, insomma, è quella che è. Ci si sta preparando ad ulteriori nuovi casi. Poi c'è da dire anche che proprio per aiutare la propria comunità c'è chi si è messo lì con ago e filo e si è messo a cucire mascherine. Lo ha fatto una stilista di Prato La Peligna e lo ha fatto anche un sarto di 80 anni di Montazzoli. Infine anche la buona notizia: è stata dimessa la famiglia di Brugherio, ricorderete, i turisti arrivati in vacanza nella loro seconda casa a Roseto, poi naturalmente quarantenati, e adesso sono stati anche dimessi dall'ospedale. Abbiamo ricordato il flash mob. L'ultima cosa in assoluto che voglio ricordare è che ci sarebbe proprio in sperimentazione questo farmaco, che è un farmaco che non è un vaccino, ma è un farmaco che aggredisce il coronavirus, e proviene dalla ricerca dell'Università di Utrecht in Olanda. Naturalmente occorrerà il tempo giusto per sperimentarlo, le sperimentazioni sono quanto mai necessarie per vedere gli effetti collaterali, una sperimentazione che dovrebbe durare intorno ai 4 mesi, ma magari prima esce qualcosa di nuovo e che ci aiuti a uscire da questa situazione. Bene. Fabio, a te. Ti ringrazio come sempre, Marina, ti auguro buon lavoro e ai prossimi appuntamenti.